Pronostici semifinali mondiali. Ciao amici di Passione Bianconera, bentornati all'interno di questo nuovo video. Come sempre, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campana delle notifiche e farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi, ok? Più che altro quali sono anche i tuoi pronostici relativi alle semifinali dei mondiali in Qatar. Allora, oggi piccolo focus su quelli che possono essere i pronostici. In particolar modo questa sera si giocherà alle 20 Argentina-Croazia, 20 ovviamente ore italiane. E allora, fondamentalmente favorita direi l'Argentina sulla carta, parliamo, Anche se in realtà in questi mondiali siamo stati abituati a vedere delle grosse sorprese, vedi per esempio il Brasile e altre squadre, la Germania, la Spagna e così via. Ma attenzione a questa Croazia. Attenzione a questa Croazia perché ha fatto vedere grandi cose. E soprattutto è una squadra tosta da battere, soprattutto quando si chiude. L'abbiamo visto che quando si chiude è una squadra che si sa difendere. Ok, mettiamola così. Scendiamo un po' più nel dettaglio. Allora, se io vado a vedere un attimo le statistiche di questa partita qui, come potete vedere, i bookmaker danno il 52% la vittoria dell'Argentina, il 20% la vittoria della Croazia. Ma soprattutto un 28% che la partita finisca supplementari. Quindi comunque il 28% non è una brutta percentuale, anzi è un 30% quasi, quindi quasi uno su tre direi che danno per gare supplementari, ok? Domani invece, torno un attimo indietro, si gioca Francia-Marocco. Anche qui potrebbe sembrare sulla carta la Francia super favorita, perché ovviamente ha dei giocatori che sono formidabili, ma non tanto per le individualità dei singoli giocatori, ma soprattutto perché la Francia, forse all'interno di questo mondiale, è risultata la squadra più completa, quindi che gioca di più, soprattutto faccia un gioco più che altro di squadra. Però anche qui attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra anche qui tosta, ha fatto vedere grandi cose e soprattutto se è arrivata in semifinale. Un motivo c'è, un motivo c'è. Quindi attenzione anche a questa gara, ma ne riparleremo di questo domani. Focus oggi su Argentina-Croazia, nello specifico due giocatori della Juve, che in particolar modo sono Di Maria e Paredes. Adesso andremo a vedere le formazioni di queste probabili formazioni di questa sera. Vi dico la mia. Allora, Paredes obiettivamente non mi è piaciuto molto, soprattutto nell'ultima gara. Che ha disputato l'Argentina, più che altro per un comportamento disciplinare, nel senso che è stato lui a scatenare fondamentalmente la rissa, che l'ha visto appunto protagonista, non mi è piaciuto. Paredes ha sempre avuto questo carattere un po' fumantino, che obiettivamente non lo fa passare per il giocatore buono che è, insomma, anche se in realtà l'Argentina è una squadra anche lei molto completa, dove forse Paredes non sarebbe proprio titolarissimo in questa Argentina, mio punto di vista. Per quanto riguarda invece Di Maria, adesso vi faccio vedere le formazioni, dovrebbe giocare. Di Maria ovviamente è un giocatore a sé, è un giocatore fortissimo dal mio punto di vista, ma quest'anno non ha fatto vedere grandissime cose. Vedi per esempio con la Juventus, ogni 2 minuti era praticamente infortunato, non riusciva a giocare una partita completa. Molti dicono che Di Maria si sia risparmiato per giocare il mondiale. A me non sembra che abbia fatto vedere al mondiale tutta questa grossa qualità, o comunque non qualità, ma comunque non è stato sempre presente e protagonista all'interno di tutte le vittorie dell'Argentina, ecco. Però io vi faccio vedere le formazioni perché l'Argentina dovrebbe schierare un 4-3-3 con Martinez tra i pali, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico come difensori, a centrocampo De Paul, Enzo Fernandez, McAllister e poi tridente d'attacco Di Maria, Messi e Alvarez, ok? Quindi questa è un po' la formazione dell'Argentina. Vediamo velocemente anche quella della Croazia, che dovrebbe schierare un 4-3-2-1. Livakovic, Juranovic, Lovren, Guardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic,
Pasalic, Perisic e Kramaric. Quindi vedremo come andrà a finire. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro pronostico di questa partita tra Argentina e Croazia. Noi, come sempre, ci vediamo per un prossimo video per altri focus su giocatori della Juve o sulle notizie della Juve. Ciao e a presto!